Europa. Come accennavi prima, Fabio, ora affrontiamo la preoccupante vicenda del virus proveniente dalla Cina con il professore virologo Roberto Burioni. Beh, abbiamo un lusso questa sera, addirittura professor Burioni. Grazie. Grazie, professore. C'è molta attesa per quello che lei ci racconterà, ci dirà e ci spiegherà di questo coronavirus che abbiamo imparato a chiamare così, non sapendo nemmeno che cosa significa, naturalmente. Però questi virus causano il 20% dei raffreddori, quindi in realtà non ne conosciamo il nome, ma li conosciamo abbastanza bene. Allora, ci dica di che cosa stiamo parlando intanto. Stiamo parlando di quello che noi virologi chiamiamo spillover, tracimazione, un virus animale è traboccato nell'uomo e si è adattato alla trasmissione da uomo a uomo. Qual è l'animale in questo caso? In questo caso non lo sappiamo ancora. Si dice il pipistrello. Sì, però ancora non è detto. Comunque, a questo punto non è neppure... Comunque diciamo un animale non usuale, questo voglio dire. No, cioè, certo. Non domestico, ecco. No, non è no, un cane, però un gatto. In Cina c'è una grossa, diciamo, contiguità, certo, tra uomini e animali, perché ci sono questi mercati dove si vendono animali vivi. Ma come si trasmette il virus? Il virus da uomo a uomo... Da uomo animale? Da uomo animale si può trasmettere in modi più diversi. E tutti i virus umani vengono dagli animali. Per esempio HIV è venuto agli inizi del Novecento da una scimmia, nel 2002 abbiamo avuto la SARS, si può trasmettere nei modi più diversi, può essere la vicinanza, la contiguità tra uomo e animale, un morso di un animale, la contaminazione di una ferita, i modi possono essere i più diversi. Però, e poi da uomo a uomo? Da uomo a uomo, nel momento in cui un virus animale riesce a trasmettersi da uomo a uomo, diventa un virus umano. E quindi a questo punto da dove viene? Diciamo, conta poco. Abbiamo un nuovo virus umano che riesce a trasmetterci e con questo dobbiamo purtroppo confrontarci. Bene, da questo momento che cosa succede? Da quel momento, da quando appunto viene conclamata l'esistenza di un virus a quel punto umano, che possibilità ha questo virus di propagarsi? Perché si propaga o perché no? Dobbiamo spiegare ai telespettatori un concetto. Cosa succede quando una persona viene infettata dal virus? Contrae il virus, si ammala e trasmette questo virus a delle altre persone. Un elemento importantissimo dal punto di vista epidemiologico è il numero di persone che un singolo paziente riesce a infettare. Se questo numero è meno di uno, cioè quindi un paziente infetta statisticamente meno di un altro paziente, piano piano l'epidemia si spegne. 1000 pazienti, 900, 800, a un certo punto il virus sparisce. Quando questo numero invece, che noi chiamiamo R0, si chiama, è superiore a 1, il virus si diffonde, perché per esempio nel caso in cui questo numero fosse 2, una persona infetta 2 persone, che infettano 4 persone, che infettano 8 persone, con una progressione geometrica. Che diventa quindi... Ecco, per questo virus, delle stime indipendenti dell'Imperial College, che noi abbiamo pubblicato nel nostro sito con tutti i dettagli, per chi vuole informarsi, Medical Facts, danno un numero di 2,6. Beh, quindi è potente. È potente. Però quello che dobbiamo spiegare agli spettatori è che questo numero non è un numero assoluto, questo numero può essere modificato dai comportamenti. Cioè? Una persona, per esempio, che non va in metropolitana infetterà meno persone, una persona che sta chiusa a casa non ne infetterà nessuna. Ecco, quello che stanno tentando adesso di fare in Cina è di ridurre questo numero sotto l'1. E per farlo, è stato calcolato, devono bloccare più o meno il 70-75% delle trasmissioni che ora avvengono. E per questo hanno preso questo provvedimento, che non ha precedenti nella storia dell'uomo, la quarantena di più di 50 milioni di persone. Il fatto che non abbia precedenti nella storia dell'uomo ci fa anche temere che siamo di fronte a qualcosa di nuovo. È così o invece è semplicemente una precauzione nuova? No, o comunque un metodo nuovo? Siamo di fronte a un virus nuovo, però non dobbiamo farci prendere dal panico, perché ringraziando il cielo qui in Italia ancora il virus non c'è. Speriamo che non arrivi. E con questo virus, nella lotta con questo virus, abbiamo un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio molto grande è che sappiamo già fare la diagnosi. Quindi in questo momento noi quando vediamo una persona sappiamo dire con certezza se è infettato da questo virus o meno. Però abbiamo uno svantaggio. Si è visto, ma i dati ancora non sono chiarissimi, però questo si è visto, che purtroppo questa malattia può essere trasmessa anche da individui che non hanno sintomi. Non sappiamo quanto, però può accadere, perché un paziente è stato descritto. E quindi questo potrebbe rendere più difficile la lotta contro questo virus. Insomma, è un po' come quando si guida in una strada gelata. Bisogna essere molto attenti ed avere prudenza, però niente terrore e soprattutto non c'è nessun motivo di evitare i cinesi, di non andare ai ristoranti cinesi.
Questi sono comportamenti che non hanno nessun senso. Ci sono anche falsi allarmi a cui bisogna questo stare attenti. È gravissimo. Io ritengo che no, Genova, Bari. No, questo non ha senso perché in questo momento c'è l'influenza. Per cui chiunque di origine asiatica ha un po' di tosse viene messo tra i casi sospetti. Questo non va bene. Primo perché genera allarme inutile nella popolazione. Secondo, al lupo al lupo. Quello che noi dobbiamo fare è invece usare la testa, usare la ragione. Dunque, approfittiamo della sua presenza per capire alcune precauzioni pratiche che si possono prendere, perché insomma, proprio di fronte a... Dunque, intanto aspetti, tutti si aspettano il vaccino. Beh, il vaccino speriamo di avere... Purtroppo, quando dicono i vaccini sono troppi, gli antivaccinisti, io ho sempre detto i vaccini sono pochi, in questo caso non ce l'abbiamo. Ecco, cosa vuol dire sviluppare un vaccino in questo caso? Cioè, quanto tempo ci vuole per, teoricamente, immaginare? Diciamo che ci vuole molto tempo e io ritengo che ragionevolmente questa partita ce la dovremmo giocare senza. Per una futura situazione come questa sarebbe opportuno investire nella ricerca e avere un vaccino che funziona per un futuro. Quindi non ci sarà un vaccino? Diciamo che... Nell'immediato è molto improbabile che ci sia, quindi dobbiamo combattere usando, abbiamo una sola arma, perché non abbiamo farmaci, non abbiamo vaccino, dobbiamo ostacolare la diffusione. Quindi che cosa dobbiamo fare? La prima cosa è non andare in Cina. In questo momento, in generale si dice evitate i viaggi a meno che non siano strettamente indispensabili, io in questo momento tolgo strettamente indispensabile, non andate in Cina, punto e basta. Beh però ci sono anche persone che dalla Cina arrivano. Esattamente, chi arriva dalla Cina deve stare attento perché questa malattia sembra che abbia un'incubazione che può andare da 1 a 14 giorni. Quindi chi torna dalla Cina, nel caso malaugurato, abbia dei disturbi respiratori, che sono quelli soliti dell'influenza, non vada al pronto soccorso. Chiami il 118. Io ho proposto, e l'ho detto anche al Ministro, di creare una rete di diciamo, unità d'emergenza che vadano a casa dei pazienti. I pazienti non bisogna farli uscire. Perché noi l'unica arma che abbiamo è la non diffusione. Se parte, addio. E noi dobbiamo, però stiamo giocando, che è un vantaggio non da poco. E, d'altra parte ci sono stati 3 casi in Francia, 4 casi negli Stati Uniti. Speriamo di no, però dobbiamo essere pronti all'eventualità che possa arrivare anche da noi. E questa è una precauzione di carattere sanitario. Certo. Diciamo. Dal punto di vista del comportamento individuale c'è qualcosa che possiamo fare? In questo momento fortunatamente il virus non circola, quindi dobbiamo evitare di prenderci l'influenza che circola o altri raffreddori. Per ostacolare la trasmissione di queste infezioni respiratorie, compreso questo nuovo coronavirus, è importantissimo lavarsi le mani. Che sembra, perché detta così, è una cosa, è una banalità, ma... Quando i medici hanno scoperto che bisognava lavarsi le mani... Si è rivoluzionato il mondo. Si è rivoluzionato Semmelweis. Per cui è molto importante. Io ricordo mia mamma da piccola... Spieghiamo questa cosa di Semmelweis. Si accorsero che... Siamo a Parigi, no? Sì, all'Hotel Dieu, se non sbaglio. Certamente, siamo i medici ospedale facevano... del centro di Parigi. A un certo punto i medici facevano qualunque tipo di... Facevano le autopsie e poi andavano a assistere le donne che partorivano. E c'è una mortalità infantile enorme. Era delle donne che prendevano la febbre polmonare. La semplice accorgimento di lavare le mani. Un giorno si è accorso che improvvisamente le morti, i decessi erano diminuiti in modo significativo e si sono chiesti cosa è successo. Lavavano le mani. E si è scoperto che un medico aveva avuto l'idea di lavarsi le mani. E quindi passando dai pazienti... dalle autopsie alle pazienti portava... È diventata una tesi di laurea mica male di Serino. Infatti. Va bene. E quindi, lavarsi le mani. Lavarsi le mani e però poi... Però, scusi, starnutendo uno trasmette il virus, per esempio? Sì, starnutendo uno trasmette il virus, però lo trasmette non solo facendo un aerosol nell'aria di virus, lo trasmette anche perché si starnutisce nella mano che porta il fazzoletto e poi quella mano tocca qualcosa. Per cui l'accorgimento è che bisogna starnutire nel gomito. Detta così, come si fa a starnutire nel gomito? Ah, cioè portare il gomito... È perché se ci pensa il gomito poi non tocca altre cose. Per cui è un accorgimento che sembra banale, ma invece è importante. Però speriamo che non arrivi e soprattutto allerta, perché dobbiamo giocarcela. Al meglio, niente panico, ma grande attenzione. Se si deve correre il rischio di sopravvalutare o sottovalutare, è meglio sopravvalutare. Quindi accettiamo anche eventuali disagi, scomodità e soprattutto se qualcuno che ritorna dalla Cina sta male... non vada al pronto soccorso, chiami il 118. Senta, detto che il principio di precauzione va adottato quasi sempre quando è possibile, però lei ci sta dicendo che non c'è un vaccino e non ci sono farmaci. Quindi cosa vuol dire? Che chi contrae il virus, qual è il suo destino? Il suo destino è quello che
noi medici gli supportiamo l'organismo, le sue funzioni vitali, aiutandolo a guarire. Per cui se ha un'insufficienza respiratoria... Quindi si guarisce, insomma. Sì, la gran parte delle persone guariscono. Diciamo questa cosa. Certo, però non sappiamo ancora qual è la mortalità. Ah, certo. Perché ancora i dati che arrivano dalla Cina non sono tanto affidabili al momento. La Cina ha fatto cose molto buone perché per esempio ha messo a punto subito un sistema diagnostico, ma all'inizio sembra che abbia un po' sottovalutato il problema e soprattutto i dati che ci arrivano non sono particolarmente affidabili, per cui ancora non sappiamo qual è la percentuale di persone che hanno una sindrome molto grave a seguito di questa infezione. Quindi si viene curati, diciamo, supportati dai medici, ma insomma, di più al momento... È il nostro organismo che deve vincere la battaglia contro questo virus. Senta, probabilità che il virus si diffonda anche nel nostro paese, secondo lei? Io spero di no, però... Ma è possibile che ciò non accada? È possibile che ciò non accada. È come se lei guida in una strada molto pericolosa, se sta molto attento non va a sbattere. Però è possibile che chiunque di noi possa, per lavoro, per piacere, andare in paesi europei dove invece sono arrivati... Certo. Ancora per fortuna in Europa non c'è stata una diffusione. Ho letto in Francia oggi. Sì, però non ci sono stati passaggi del virus da uomo a uomo. Questi avvengono in Cina e dalla Cina in questo preciso momento è molto saggio starne lontani. Nel frattempo sappiamo che Wuhan è una città irraggiungibile, sono stati annullati i festeggiamenti del Capodanno cinese, precauzioni... doverose o sintomi di panico secondo lei? No, secondo me doverose, perché devono fare veramente di tutto per fermare questa infezione lì. E lì è più difficile. Noi ci troveremo ad avere a che fare con uno, due, tre casi. Quindi i contatti che dovremo prendere e isolare saranno relativamente pochi. Lì è molto difficile quello che stanno facendo adesso. Posso fare una domanda che esula dal suo specifico invece? Ma abbiamo proprio pochi secondi. In settimana è arrivata una notizia che a me è sembrata incredibile, cioè una di quelle notizie in cui dovrebbero aprire i telegiornali tutto il mondo e non parlare d'altro per ore, cioè sarebbe stata scoperta la supercellula T che dovrebbe poter sconfiggere tutti i tumori uccidendoli. La scienza va avanti, questa notizia, c'è stata un'altra notizia, un ricercatore italiano, Guido Silvestri, che lavora negli Stati Uniti, ha fatto una scoperta importantissima che potrebbe metterci in condizioni di guarire i pazienti con l'HIV. La scienza va avanti. Mi perdoni, tanti la prendono con superficialità, sotto gamba. Cioè, quello che ci permette di salvarci in una situazione come questa del coronavirus è la scienza. Non c'è dubbio. E non c'è nient'altro. È poco. Le verità che ci dice sono parziali e vengono smentite. Però oggi, se qualcuno ci salva la pelle, è la scienza. Ecco, quindi prima di dire sciocchezze, pensiamoci quando facciamo quelli che fanno i fenomeni, no? No, meglio di no. Ecco, qui vaccini e tutto il resto. Grazie, professore. Grazie davvero. Grazie.